Notate, se tutto fosse legato alla consapevolezza che noi abbiamo di Gesù Cristo, per chi ci sarebbe salvezza al mondo? Una piccola minoranza? Su 7 miliardi di esseri umani oggi che sanno che lui c'è, 2 miliardi, 3, che sono stati battezzati in lui, 1,5 miliardi, che credono in lui. Ma via le cifre perché per interesse magari, e poi non sta, chi di noi può sapere cosa c'è nel cuore. Però sappiamo bene, in Europa per esempio, in Europa dove molti sono ancora battezzati, non più tutti, non più la maggior parte, però ancora molti, in alcune nazioni sono neanche il 50%, però sono ancora tanti lo stesso. Ma di questi battezzati quanti sanno che lui è affidabile? Quando sono disposti a credere? Quindi, ma se lui dice, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ma cosa ha fatto per poter attirare tutti? Sul piano umano, che prova abbiamo noi che lui è capace di attirare tutti? 2000 anni fa chi sapeva che lui stava salvando l'umanità? Nessuno. Quando muore nessuno lo sa. Convinti che sia un fallito, perché lui sono amici, sono convinti che lui sia un fallito. Poi quando cominciano a predicare, dov'è che predicano? A Gerusalemme. E cos'è Gerusalemme? Una piccola città alla periferia di un grande impero. E quando Paolo arriva a Roma, quanti sono i cristiani a Roma? Qualche centinaio, forse. Il milione di abitanti di Roma, quando è che ha saputo che i cristiani erano davvero il futuro? Nel passare le acque sotto i ponci. E oggi come oggi, quanti sono? Sui 7 miliardi, quelli che appunto che. Quindi, come fa Gesù ad attirare tutti a sé? Se dopo 2000 anni una piccola minoranza soltanto sa che lui c'è stato e qualcuno di quella minoranza crede che lui possa fare qualcosa, qualcuno, è tutti otter? Quel tutti lì, cosa c'è nel tutti detto da Gesù? Tutti orgogli. Ecco, ma in che modo? Ha modi suoi. Forse aveva ragione quel vescovo ausiliare di New York degli anni 50, Fulton Sheen, che era famoso all'epoca. I suoi libri, qualcuno di voi li ha letti a suo tempo, negli anni 50? Non eravate ancora nati? Se vi Gesù e voi tre. Mario. I libri di Fulton Sheen erano davvero belli. Lui diceva, tra le altre cose, che Dio appunto ha tanti modi di incontrare le persone, di entrare nelle persone e attirarle a sé. Perché se a uno piace la musica, ma Dio è musica. Attraverso la musica lui è capace di attirare uno. A uno piace la natura, ma Dio è il creatore della natura. A uno piace la matematica, ma è matematica Dio. È matematica da che è nato, è nato proprio, eh. Ha costruito tutto il mondo su formule matematiche e chimiche. E così via. Cioè, Dio ha tanti modi di entrare dentro e soprattutto è capace di insinuarsi a dei sentimenti attraverso le paure, attraverso le gioie, ha un sacco di. Quindi non sta a noi dire se lui è presente o no, in quanti è presente o no. Certo, quel che si vede è un piccolo segno, poco o niente. E d'altra parte, cosa ha fatto per farsi conoscere più di tanto? Come diceva quel tale. Se avesse aspettato 2000 anni con internet poteva in un secondo far sapere tutto a tutti. E gli però andava un bus che prima di lì a parlare e poi con una lingua che nessuno capiva. Sembra che abbia fatto apposta per impedirsi proprio di far sapere. Eppure, gacredome se o sì. Ma dica vuol dire proprio fare un atto di fede, né? È vero o no? Perché se guardiamo come le cose. E poi ha affidato la sua credibilità a noi, sapendo che noi non saremmo stati all'altezza di farlo. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, da cosa? E da questo tutti sapranno che il Padre mi ha mandato, da cosa? No, no, no. No, quello è il primo. Tutti sapranno che siete i miei discepoli. Ma che il Padre mi ha mandato, da cosa lo sapranno? Il mondo lo saprà da che cosa? Se
se sarete uno come io e il Padre siamo uno. Il secondo segno, il primo segno, amatevi l'un l'altro come io ho amato voi, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Quindi la verità del discepolo, la credibilità del discepolo. Invece l'altro è la sua credibilità. Io sarò credibile per la gente, per il mondo, per i popoli interi, per tutto il mondo, dal fatto che voi sarete capaci di essere uno, nonostante le vostre differenze. È il segno che diamo da sempre, giusto? Sono 2000 anni che diamo questo segno noi. Eine Schiffen, ja? Ecco, ha messo la sua credibilità in mano a noi, il fresh pane per il suo stomaco. Non solo pazienza, ma anche una fiducia incredibile, né? Incrollabile. Eppure. Questo ci dice che comunque non è anche del buono. Può esserci, se lo mette lui, se gli permettiamo di entrare dentro. Se no, che resta qui? Certo, noi siamo creature sue, creature create non cattive, ma buone, ma che preferiscono preoccuparsi per se stesse, è vero, no? Ci ha fatti anche pieni di problemi. Pieni di esigenze, pieni di bisogni, pieni di debolezze. Ti ha detto perdona 70 volte 7. Ecco. Per fortuna davvero non è uno di noi. È come noi, ma per fortuna non è uno di noi. Non è fatto come noi. È un po' meglio di noi, è vero o no? Anche il nostro caro fratello Paolo scrive così nelle sue lettere, dove parla di queste cose. A volte però, dice, ecco, le sue lettere contengono anche cose difficili da capire. E Paolo sapeva bene, non sempre è ben chiaro, facile. Perciò vi sono persone ignoranti e poco mature che ne deformano il significato, come fanno anche con altre parti della Bibbia. Quindi, ecco, come faccio io a sapere se il messaggio che c'è in queste parole, così come lo capisco, è affidabile oppure no? Guarda cosa ne penso anche la Chiesa. Uno dei compiti della Chiesa è quello di spiegare la parola, renderla comprensibile. Ma così facendo essi causano la propria rovina, perché se tu fai dire alla Bibbia quel che vuoi tu, quel che piace a te, e non ti preoccupi di capire quel che sta dicendo Dio a te attraverso quelle parole, rischi grosso. È successo tante volte nella storia e può succedere anche oggi.